Oggi, signori, voglio assolutamente completare questo titolo. Non mi importa quanto questo gameplay durerà, non prendetevela se durerà tantissimo. Spero che ve lo possiate godere dall'inizio alla fine. Ad ogni modo, voglio completare Fahrenheit Indigo Prophecy. È veramente tantissimo tempo che lo gioco e niente, lo voglio finire anche perché ho altri progetti da realizzare, quindi va, dicevo, assolutamente completato. Fatta questa premessa, come sempre potete seguirmi sul mio canale Twitch linkato in basso, insieme ai social, insieme agli altri gameplay del titolo. E niente, raga, parto a bombazza, come direbbe il buon Brumotti, perché sì, che devo partire a bombazza. Veramente, veramente tanta roba da fare, quindi via, via, via. Oggi cercherò in qualche modo di completare sto gioco perché veramente devo andare oltre. Non credo manchi tantissimo, alla fine, però vediamo. Perché qua sembra che ogni scena si pigli un'ora di gameplay buono. Ah, eravamo rimasti. All'uccisione nella lavanderia. Ehi Carla, cosa stai facendo? Sbrigati, fa davvero freddo. Dai un'occhiata dentro, Tyler. Io vado a parlare con Garrett un momento. Perfetto. Fa così freddo che mi si è fermato il cervello. Ti stavo aspettando, Carla. Allora, cos'è successo qui? Il ragazzo della lavanderia automatica ha trovato i corpi verso le 5 di stamattina, quando ha aperto. Quando ha cercato di entrare, sembrava che la porta fosse bloccata dall'interno. Sentite. Ha visto i due corpi da una finestra e ha chiamato la polizia. Qualche impronta? Solo quelle delle vittime. Nessuna impronta di Keynes, è ciò che vuoi sapere. Cosa sappiamo sulle vittime? L'uomo si chiamava José López, lavorava qui e aveva l'incarico di chiudere il locale ieri notte. La donna si chiamava Anita Martinez, cliente fissa di questa lavanderia. Buone. Grazie, Garrett. Buone le palline di cocco, buone. Controllo un paio di cose prima di andare. Hai notato il sangue qui? Sì, l'ho visto. Secondo te che vuol dire? Che l'assassino sanguinava prima di accoltellare la vittima. Proprio come nei bagni del ristorante. Un coltello nell'occhio. Deve essere stata una morte istantanea. Singolare. I suoi polsi sono tutti tagliuzzati. Sembra ci sia inciso un qualche simbolo. Un serpente. Un serpente con due teste. Il coltello ha la stessa impugnatura degli altri utensili. L'assassino l'ha preso da questa cassetta. Curioso.
Perché c'è del sangue qui? È qui dove si è ferito agli avambracci. Kane ha lasciato tracce di sangue anche nei bagni. Si sarà ferito anche alle braccia. Il coltello è conficcato nell'occhio. Cavoli, deve essere doloroso. Povera ragazza, è stata pugnalata di fronte. Deve aver scoperto chi fosse il suo assassino solo all'ultimo istante. C'è ancora il segnale di libero. Non ha avuto il tempo di fare il numero. Peccato. Avremmo potuto avere un testimone. Visto una faccina. 3 o 4 pugnalate vicino al cuore. Proprio come la vittima della tavola calda. Non mi stupirebbe se dall'autopsia risultasse che le arterie sono state recise. Andiamo, ho visto abbastanza. Quale sarà stata la dinamica dell'omicidio? L'uomo si è suicidato dopo aver ucciso la donna. Sembra assurdo, ma è l'unica spiegazione. Non credo che Kane c'entri con quanto accaduto nella lavanderia. Ma allo stesso tempo, deve esserci un collegamento tra i due omicidi. Spooky. Lucas. 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 Lucas! Agatha! Agatha, sei tu? Pensavo fossi... morta? In un certo senso. Ma avevo promesso di dirti tutto. E mantengo sempre la parola. Ascolta bene, Lucas. Abbiamo poco tempo. Tu non sei un pazzo. E nemmeno un assassino. Ti trovavi solo nel posto sbagliato, al momento sbagliato. Perché hanno scelto me? Perché volevano uccidere quell'uomo? Pura casualità. Serviva un uomo per ucciderne un altro e poter così aprire le fauci dei serpenti. Non sarete i primi a essere scelti per compiere questo sacrificio. E certo, non sarete gli ultimi. Perché mi hanno spinto a commettere quell'omicidio? Chi è entrato nel ristorante e si è seduto al mio tavolo? Nessuno conosce il suo vero nome. Lo chiamano tutti l'Oracolo. Ed è al servizio dei più potenti tra i potenti. Vivono nell'ombra, ma controllano questo mondo sin dall'alba dei tempi. Arrivano. Salvati, Lucas! Vogliono la tua vita!
Quetzaltoatl, nell'antichissima civiltà Maya. Lì troverai ciò che cerchi. Agatha. Agatha! Però la vanno velocissimo qua, oh. Lucas, Lucas, svegliati. Che ci fai qui? Che è successo? La polizia mi ha trovato. Sono scappato. Ho camminato tutta la notte. Non sapevo dove andare, così sono venuto qui. Mio Dio. Stavolta devi proprio andare alla polizia, Lucas. Non c'è altra soluzione. Non andrò alla polizia finché non avrò scoperto cos'è accaduto. Ho visto Agatha di nuovo, qui, proprio poco fa. È morta, ma prima mi ha confidato delle cose. Credo che voglia aiutarmi. Agatha è morta? Mi stai dicendo che tu... No, Marcus, non ho ucciso io Agatha. Era già morta quando sono arrivato. Ma stai dicendo che hai parlato con una morta? Tutto questo non ha senso. Qualcuno vuole uccidermi attraverso le mie visioni. Possono attaccarmi ovunque. Credo vogliano impedire un contatto tra me e Agatha. Credo che tu stia davvero esagerando, Lucas. Mi spieghi cosa c'è che non va nel tuo cervello? È mai possibile che tu stia perdendo il contatto con la realtà? Non sono pazzo, Marcus. Ho pensato di esserlo, ma ora so che sta accadendo qualcosa di misterioso. Allora, cosa hai intenzione di fare? Non puoi stare qui. La polizia verrà a interrogarmi. Probabilmente mi farà sorvegliare. Devo trovare un nascondiglio. Sono un fuggitivo. Il mio identikit verrà diffuso ovunque. Almeno adesso so che c'è una spiegazione. Devo trovare i responsabili di tutto questo. Cerca di stare attento, Lucas. Ti uccideranno se ne avranno l'occasione. Niente è paragonabile alle mie tremende visioni. Agatha ha parlato dei Maya. Un po' vago, ma è tutto ciò che ho. Devo trovare un nascondiglio mentre cerco di venirne a capo. Solo una persona può aiutarmi. Non sapevo dove andare. Ero esausto. Mi sentivo come se stessi morendo, per la fame o per il freddo.
Speravo di potermi riposare un paio di giorni a casa di Tiffany per riprendermi e capire il da farsi. Ero stato nel suo appartamento solo una volta prima. Ricordavo vagamente come arrivarci, ma ero sicuro che quella fosse la strada. Tempesta di neve. Di nuovo questo tizio. Pensavo di là, c'è la polizia. Ma certo, hanno pensato che potessi venire qui a nascondermi. Devo trovare un altro modo per entrare. Un altro senza tetto. Mi sembra che siano ovunque e che mi osservino. Forse sto diventando paranoico. Buona miseria, manco per leggere un attimo. O almeno provare a leggere, cacchiarola. La cosa a cui si potevano risparmiare. Un corvo. Che c'è il poliziotto pure là. La polizia. Deve esserci un modo per aggirarla. No, vabbè.
Ma sono caduto. Vabbè. Poi cominci a capire. No, c'ho altre cose da fare, Susi. Quella è una finestra dell'appartamento di Tiffany. Se solo riuscissi ad aprirla. Credo si sia un po' spostata. Si è aperta di qualche centimetro. Ah, c'ero quasi. Non ero fiero di intrufolarmi nell'appartamento di Tiffany come un comune criminale, ma non avevo scelta. Ero a digiuno da quasi un giorno e iniziavo a sentirmi tremendamente stanco. Lo so, Susi. Fammi fare prima le stesse cose che c'ho in mente e poi... che cazzo... perché c'è un po' di vento. Entra un sacco di vento, mi stavo affreddando. Ad abbassare la persiana, porca miseria. La lentuolla non fa quel rumore, però. Non c'è niente da mangiare. Ma si è mangiato fino a mo' pure. Non c'è niente da mangiare. Le temperature estremamente fredde sono ancora la notizia principale di oggi. Il termometro ha toccato il nuovo record di meno 15 gradi. Le violente nevicate hanno causato la chiusura del ponte di Brooklyn e purtroppo il freddo si è rivelato fatale per numerosi senza tetto nei quartieri di Harlem e del Bronx. Nemmeno l'Europa è stata risparmiata, dove si sono registrati nuovi minimi storici. Identificato il misterioso assassino del ristorante. Si chiama Lucas Kane, un uomo senza precedenti penali. È sfuggito all'arresto la notte scorsa quando un agente di polizia si è presentato a casa sua. Ma la scia di sangue è proseguita con l'uccisione di una vecchia signora e di due persone in una lavanderia. Il movente è sconosciuto. Con ogni probabilità si tratta di pazzia. La polizia ha distribuito la foto di Kane a tutti i media e pensa di arrestarlo? E per un'opinione competente sull'argomento, abbiamo qui con noi quest'oggi uno dei più rinomati esperti di civiltà maya, il professor Dimitri Kuryakin, dell'Università Mesoamericana di New York. Grazie per essere venuto, professore.
Ha scritto un affascinante libro sui rituali Maya e volevo chiederle se... Un esperto di civiltà Maya potrebbe conoscere il significato di Quetzalcoatl. Devo incontrare questo professor Kuriakin. La mia foto è su tutti i giornali. Chiunque sarebbe in grado di identificarmi adesso. Devo fare molta attenzione. Mi hai spaventato! Che cosa ci fai qui? La polizia mi sta cercando. Mi serviva un posto in cui nascondermi per qualche ora. Lucas, che cosa ti è successo? Ho letto sui giornali che hai ucciso molte persone. È vero? Tutta la faccenda è molto complicata. Posso solamente dirti che non sono un assassino. So che non saresti capace di fare ciò di cui ti accusano, Lucas. Devi spiegare tutto, devi dirgli che sei innocente. Devo scoprire esattamente ciò che mi è capitato, Tiffany. È l'unico modo per provare la mia innocenza. Lucas, è la polizia! Cosa facciamo? Senti, sono sicuro che vogliono farti solo qualche domanda. Tu mantieni la calma, Tiffany, e rispondi. Io mi nasconderò nell'appartamento, vedrai, andrà tutto bene. Signorina Harper? Signorina, è in casa? Sì, un attimo, sto arrivando! Lucas, non posso farli aspettare ancora. Devo aprire la porta. Signorina, io andavo a guardare sotto al letto. Sono il detective Tyler Miles, polizia. Io dovrei stare Sto lavorando al caso di Lucas Kane. Mi risulta che voi due avevate una storia, vero? Beh, avevamo, sì. Ma ora è finita. Ci siamo lasciati circa un mese fa. Ha avuto notizie di Kane di recente? Ha cercato di contattarla? L'altro ieri sono andata nel suo appartamento per prendere le mie ultime cose. Abbiamo parlato poco e poi non ci siamo più sentiti. Posso dare un'occhiata all'appartamento? Beh, è solo che... Ci vorrà solo un minuto. Prego. Vedo che sta rimodernando. Sì, l'appartamento era un po' malandato, così ho deciso di imbiancarlo. Ci sto impiegando molto, con il mio lavoro ho poco tempo per... Lei che lavoro fa? L'infermiera. Lavoro all'ospedale St. John. Thank you.
diventata all'improvviso. No! Fermo o sparo! L'epilogo della mia storia. Non saprò mai cosa mi è davvero... Come cazzo? Cioè, mentre stava nella camera da letto mi è trovato nella doccia. Dai, crash, devo riavviare il gioco, dai. Oh, mamma mia. Dove mi devo nasconderlo? Nel separé là? Ho visto che non ci ha guardato nel separé, quindi credo che lì vada bene. Cosa che non ce la faccio a finirlo oggi. Signorina Harper? Signorina, è in casa? Sì, un attimo, sto arrivando. Si vede, porca miseria. Se nell'armadio mi fa nascondere. Lucas, non posso farli aspettare ancora. Devo aprire la porta. Signorina Harper? Sì? Sono il detective Tyler Miles, polizia. Sto lavorando al caso di Lucas Kane. Mi risulta che voi due avevate una storia, vero? Beh, avevamo, sì. Ma ora è finita. Ci siamo lasciati circa un mese fa. Ha avuto notizie di Kane di recente? Ha cercato di contattarla? L'altro ieri sono andata nel suo appartamento per prendere le mie ultime cose. Abbiamo parlato poco e poi non ci siamo più sentiti. Posso dare un'occhiata all'appartamento? Beh, è solo che... Ci vorrà solo un minuto. Prego. Vedo che sta rimodernando. Sì, l'appartamento era un po' malandato, così ho deciso di imbiancarlo. Ci sto impiegando molto, con il mio lavoro ho poco tempo per... Lei che lavoro fa? L'infermiera. Lavoro all'ospedale St. John. Chiudere la finestra.
Grazie della collaborazione, signorina. Ma nel mi ho caso sudato. Kane la contattasse, mi chiami subito. Ecco, ecco il mio biglietto. Stia attenta, signorina. Kane è un uomo molto pericoloso. Salve, mi chiamo Barney. Detective Carla Valenti. È qui per vedere Janos, vero? Lo trova in fondo al secondo corridoio a destra. Quando ha finito? Un altro blackout. È la sesta volta oggi. Non mi sorprende con questo freddo. Meno male che l'ospedale ha un generatore di emergenza. Come le dicevo, la cella di Janos è in fondo al secondo corridoio a destra. Uno dei miei colleghi la sta aspettando per aprire la cella. Secondo corridoio a destra. Terrò gli occhi aperti. Non si preoccupi, andrà tutto bene. Non grazie, penso proprio, Danny. Però vabbè. Non sapevo cosa mi sarei aspettata di trovare venendo qui. Kane era l'assassino, su questo non vi erano dubbi. E comunque dovevo sapere cos'era accaduto nello strano caso dell'omicidio Kirsten. Salve, detective. L'aspetterò qui. Perfetto, grazie. Salve, Detective Carla Valenti, Dipartimento di Polizia di New York. Mi trovo qui per rivolgerle alcune domande, se lei non ha nulla in contrario. Vedo che le piace disegnare. Bello questo. Che cos'è esattamente? Perché si è presa il disturbo di venirmi a trovare, Detective Valenti? Sono pazzo, sa? Tiro cose senza senso. Non è così. Forse lei non è malato. Forse ha solo bisogno che qualcuno ascolti ciò che ha da dire. Un uomo e una donna, in una lavanderia. Lei è un po' sovrappeso, a tratti ispanici. Lui ha un coltello in un occhio. Come fa a saperlo? Ero lì. Posso vedere attraverso i suoi occhi. Sono presente. A ogni omicidio. Cosa è successo nella lavanderia? Un sacrificio umano. L'assassino e la sua vittima. E lei, Anton? Perché ha ucciso quell'uomo? Io non ho ucciso nessuno. Sono stato solo il suo strumento. Sento la sua voce nella mia testa. E vedo sempre sangue. Molto sangue. Sempre, sempre! Oh, deve fermarsi! Ci sono stati altri omicidi identici, vero? Gli omicidi continueranno finché non troveranno la ragazzina. Perché? Perché uccidono? Ah, il mondo non è come crede. Il clan degli Okra controlla ogni cosa in gran segreto. Ci osservano, ci ascoltano, sempre! Registrano i nostri discorsi, sanno cosa facciamo ogni attimo della giornata, sono ovunque. Cosa ha a che fare con gli omicidi? Vogliono il potere assoluto. Vogliono superare il limite della vita. Vogliono essere eterni. Beh, ora devo andare, Anton. Grazie per l'aiuto. È già troppo tardi. Moriremo tutti di freddo. Sarà l'alba di una nuova razza.
La fine dell'umanità! La fine dell'umanità! Una specie di spirale disegnata ripetutamente sulle pareti della cella. Perché è così ossessionato da questo simbolo? Ah, vuole conoscere il significato dei miei disegni. La risposta a tutte le domande. L'inizio della fine. L'alfa e l'omega. Non posso parlare molto, tutto, poi ci sono dialoghi da seguire. Lì. Va tutto bene? L'accompagno al... Ah, sembra una cosa seria. Sembra che il nostro generatore di emergenza non sia scattato. Nulla di grave. A volte serve qualche minuto. Intanto aspetteremo qui. Cos'è stato? No, diavolo! Le porte delle celle! Tutte le celle si sono aperte. Il blackout deve avere disinserito il sistema di chiusura automatica. Cosa? Significa che i pazienti sono liberi di lasciare le celle senza che... Non si muova, non faccia alcun rumore. Non dobbiamo farci scoprire. Stia calma e aspettiamo che torni la corrente. Tranquilla, rimanga vicino a me. Assistente, l'hanno trovato. No! Ecco com'è andata a finire. Mi sono lasciata sopraffare dalla... Non ho capito, ma che devo fare lì? È una roba che non ho capito. Che cazzo devo fare? Ma non ho capito, che devo fare? Ecco com'è andata a finire. Ma se faccio testa, che succede? Crasha lo stesso il gioco? No, aspetta, devo capire che cazzo devo fare, perché non ne... cioè... Comio. Minchia. Ah, devo rimanere immobile. Comunque mi sa che non lo finisco oggi. Visto ci sta ancora una marea di roba da fa. Mamma mia. È tosto e lungo sto gioco. Allora, se ho capito bene, devo rimanere immobile quando... a fare quella barra.
Ecco come è andata a finire. Mi sono lasciata sopraffare dalla paura. No, ma non è possibile, cioè non posso crashare ogni Cristo di volta. E gamma, porca puttana. Ah, ho capito. Tra l'altro l'ho capito con i gameplay di Keio. Cioè, però vai, questa parte è difficile. Ecco come è andata a finire. Non ho capito come cazzo si fa sta parte. Porco di quella miseria, devo crashare ogni volta. Dio santo. Thank you.
Ecco com'è andata a finire. Mi sono lasciata sopraffare dalla paura. Oh, mamma mia, sta parte. Non è facile. C'è una combinazione di tasti allucinante. Grazie al cielo è riuscita ad uscire. Non so cosa diavolo sia successo. Il sistema di chiusura automatico ha aperto tutte le porte delle celle. È ferita? Sicura di stare bene? Sì, Barney. Sto magnificamente. Adoro giocare a nascondino al buio con un branco di assassini psicopatici. Ce l'ho fatta, dai. Quest'uomo che avevo a malapena visto in TV era la mia ultima speranza. Non sapevo che legame ci fosse tra i Maya e ciò che mi era accaduto, ma a quel punto ero pronto ad accettare ogni spiegazione in grado di dare un senso all'incubo in cui si era trasformata la mia vita. Buongiorno, sono un giornalista e ho un appuntamento con il professor Kuriakin. Il professore l'aspetta. Calici e piatti in oro massiccio, probabilmente usati durante le cerimonie sacrificali, provenienti da Campeche. Altare circolare, probabilmente usato per i sacrifici, periodo del primo post-classico. Statuetta femminile trovata sulla costa del Pacifico in Guatemala. Pietra pomice di Palenque, periodo post-classico. Pietra pomice di Palenque. Periodo post-classico. Questo affresco, un serpente a due teste, la stessa forma che ho inciso sui miei avambracci la notte dell'omicidio. Altare circolare, probabilmente usato per i sacrifici. Periodo del primo post-classico.
testa di statua rappresentante Izzamma, scoperta nel Chiapas. Professor Kuriakin? Sì? Mi chiamo John Cunningham. Abbiamo parlato al telefono. Sono un giornalista e sto raccogliendo materiale per un articolo che sto scrivendo sulla religione dei Maya. Ah, sì, la stavo aspettando, giovanotto. Per quale giornale ha detto che scrive? Scrivo per il National Geographic. Ma porca miseria. Lo sa, è una cosa strana. Non so perché, ma la sua faccia mi è familiare. Ci siamo già incontrati altrove? Oh, sì, mi capita spesso. Credo di avere la tipica faccia che tutti dicono di avere già visto dovunque. Sì, va bene. Allora possiamo anche incominciare. Da dove vogliamo partire? Potrebbe parlarmi di Kuekni-Tlan? Ma certo. Mi segua, glielo farò conoscere. Di fronte a lei ha l'antico dio Maya, Kuekni-Tlan, il serpente con due teste. Una testa è rivolta a questa realtà, invece la seconda all'altro mondo. Aprendo entrambe le fauci, gli oracoli Maya riuscivano a vedere l'altro mondo attraverso il serpente. Che cosa intende per altro mondo? Parlo del mondo oltre il nostro, il regno degli dei e dei morti. Il popolo Maya credeva che attraverso i sacrifici umani fosse possibile sentire le voci dei morti e scrutare il futuro. Come si svolge la cerimonia sacrificale? Venga, glielo mostrerò. Questo dipinto, risalente al primo secolo avanti Cristo, raffigura una cerimonia sacrificale. L'agonia della vittima deve essere durata molto tempo, soprattutto per riuscire a mantenere le fauci aperte il più a lungo possibile. La vittima è stata pugnalata 3 volte e ogni colpo ha reciso un'arteria polmonare collegata al cuore. Au. Mi dica, come si svolge la cerimonia sacrificale? Oh no, l'oracolo non deve mai macchiarsi con il sangue altrui. Questo è il motivo per cui sceglie una sorta di delegato, ossia una persona dalla folla, in modo del tutto casuale. Questa persona diventa l'esecutore materiale. L'oracolo ne assume il totale controllo, riuscendo a manipolarla da lontano. Cos'è successo all'esecutore dopo il sacrificio? È impazzito e si è suicidato dopo aver portato a termine la sua parte del rituale. Un sacrificio Maya. Ecco cos'è stato. Ascolti, giovanotto, lei non è un giornalista. Chi è davvero? Mi chiamo Lucas Kane. La polizia mi sta cercando per un omicidio che non ho commesso, ma io ero l'esecutore. È un assassino? Sono innocente. Ho pugnalato 3 volte qualcuno che non ho mai visto prima, recidendogli le arterie, proprio come lei ha descritto. Sta forse dicendo che esiste un oracolo Maya tuttora vivente? Ma questo è assolutamente impossibile. Ha mai visto questo simbolo prima? Questo è il simbolo di Kuekni-Tlan. Gli esecutori si feriscono entrambi gli avambracci prima di dare compimento al sacrificio. Ti perdi allora, le parti conclamate. È vero. Mio Dio, il codice aveva ragione. Quale codice? Di che parla, professore? Non può rimanere qui. La sua foto è sul giornale che in questo momento sta leggendo la guardia. Sicuramente la riconoscerà. Forza, andiamocene di qui. Venga, le racconterò tutto. Stavi impastocchiando. Manda una foto poi. Grazie dell'aiuto, professore.
porto Neo di Matrix. No! Professore! Il codice parla dell'arrivo di una bambina. Una profetessa. La risposta a tutte le domande di tutta una vita. L'oracolo uccide per trovare la bambina. No, è crashato il gioco. Porco vinci. Non ce la faccio più sti crash. Voglio morire. Perché la versione stima ha tutti questi difetti? Porco Giuda. No, dai, tutta sta parte da capo mi devo fare. Ma che stai davvero scherzando? Grazie dell'aiuto, professore. No! Sempre l'abbiamo riscattato, è vero oggi? No, Twitch Prime deve metterlo. Professore, il codice parla dell'arrivo di una bambina. Una profetessa. La risposta a tutte le domande di tutta una vita. L'oracolo uccide per trovare la bambina. Ma vedi che puoi riscattarlo pure tu, Creati l'account Bethesda, così almeno quando già ne avrai Doom Eternal potrai collegare. Ti prego, non crashare di nuovo. Eccola. Eccoti. Non vedevo l'ora di conoscerti. Pochi uomini sono in grado di opporsi a un oracolo. Tu che cos'hai di tanto diverso?
Si spiega tutto. Come hai fatto ad acquisire tale potere? Non importa. Ciò che conta è che è giunta per te l'ora di morire. No, grazie. Sto sognando, non è così. Tu non sei realmente di fronte a me. Realtà è un concetto che non ha alcun senso nel posto da cui vengo. Non siamo davvero qui, anche se sarà qui che morirai. Credimi, questo mondo è reale proprio come il tuo. Il croma? Che significa? La forza che ha creato l'universo, l'origine di tutto, conferisce poteri straordinari a coloro che lo posseggono. Basta chiacchiere, altri affari mi aspettano. Ci vedremo presto, nell'altro mondo. Chi bintinna quenta unè. Cazzo sbaglia, uff, meno male, va. Agata! Potenza vecchia. Ma come? Ascolta attentamente, Lucas. Qualcuno si sta servendo dell'oracolo per cercare una ragazzina. Un'anima pura, perfetta, ma incarnata. La sua venuta è stata predetta da un'antica profezia della storia umana. È lei che ti appare sempre in sogno. Devi trovarla prima dell'oracolo e nasconderla in un luogo sicuro. Presto, non c'è molto tempo e sono di nuovo sulle tue tracce. Quante volte fa? Devo informarti che siamo insoddisfatti. Molto insoddisfatti. Ti è sfuggito di nuovo? Prima nel museo. Un grave errore, il museo. E poi nell'onda. Ma la cosa peggiore è che ti sei mostrato a lui. E ciò per niente. È solo che non ero a conoscenza di alcuni fattori, miei signori. Quali fattori? Possiede il croma. È impossibile. Idiozie. Come poteva possederlo? Non lo so, ma sicuramente è come dico. È per questo che ha resistito ai miei attacchi mentali ed è riuscito a sfuggire alla polizia. Questo potrebbe costringerci a cambiare i piani. La cosa è seria. Molto seria. Non è tutto. Qualcuno è intervenuto. Che intendi dire? Mentre eri con lui nell'onda? Sì, mio signore. Qualcuno ha respinto tutti i miei attacchi a Kane. Proteggendolo. Non era uno dei nostri. Sicuramente no. No. Credo si trattasse di qualcun altro. Il suo croma era diverso. Un altro clan? Non è possibile. Siamo rimasti soltanto noi. Abbiamo un rivale che sta cercando la bambina Indaco come noi. Dobbiamo impedirgli di trovare la bambina. Sarebbe una catastrofe. Un disastro. Kane è dalla sua parte. A meno che non lo stia solo usando. Lui è la chiave. Lui vede attraverso i nostri occhi. Non deve trovare la bambina. Devi risolvere questo problema. Definitivamente. Ho già preso provvedimenti. Molto presto non sarà più un problema.
Vedi di non deluderci. Puoi andare. C'è un attimo da perdere. Devo avvisarlo, altrimenti morirà. Meglio aspettare, Carla. I rinforzi arriveranno presto. No, no. Questa volta lo prenderò. Alla reception mi hanno detto che è in questa camera. Non la farà franca. Spero che l'uomo che ha detto di aver riconosciuto la foto di Kane sul giornale non si sia sbagliato. Non ci vede bene. Non riconoscerebbe sua madre a un palmo di naso. Troveremo la risposta nella camera 369. Rispondi, Marcus, rispondi! Salve, figliolo. Cosa posso fare per te? Signore, come posso aiutarla? Dove si nasconde? Marcus! No! 369. Ci siamo. Fermi tutti! Ha fatto una plastica dopo aver fatto questa foto, oppure non è lui? Dannazione! Che diavolo è successo? Calmati, dolcezza. Credo ci sia stato un piccolo malinteso. È 366. Diavolo, Tyler, è la camera sbagliata! Eh? Deve esserci un'altra camera 369 lungo il corridoio. Credo proprio che se la sia squagliata. Lo troverò, Tyler. Accidenti, te lo prometto. Su, andiamo. Quindi, non tardare. Stavo andando incontro alla morte. Tutto ciò che avevo passato da quando ero entrato in quella tavola calda. Tutto riconduceva a quel momento. Ero stanco di combattere, di correre e nascondermi. Avrei perso comunque. C'era soltanto una cosa da fare. Provare a salvare la vita di Tiffany. Dopodiché, avevo deciso che non mi sarei più opposto al mio destino. Lucas! Lucas, aiutami! Tiffany, è in cima alle montagne russe. Devo trovare un modo per arrivarci. Che strano. Ho l'impressione di aver già visto quell'uomo da qualche parte. Lucas!
Aiutami! Montagne russe, eccole qua. Mo' che cacchio devo fare? Lucas! Lucas, aiutami! Wow, allegra questa montagnetta russa. È un film, sì. Si può dire un film interattivo più che un videogioco. L'ha fermata giusto lì. Chi cazzo l'ha fermata giusto lì? Vattene, Lucas. È una trappola. Ti uccideranno. Preparati, giustamente. Metti il tasto AD per mantenere il cursore acceso in modo che lui senza avere il mondo. Ah, ok. Ah! L'epilogo della mia storia. Ufficialmente è stato un caso. Forse ho trovato il modo per non farlo crashare, eh? Non è crashato. L'epilogo della mia storia. Ufficialmente è stato un caso. No, premevo la F invece della D. L'epilogo è ogni della vostro epilogo della mia storia. Bla, ufficialmente bla, bla, è stato sì, un caso sì, di. Sì. Ti auguro un buon viaggio all'altro mondo. Cazzo, ma devo usare pure l'oracolo. Usiamo anche l'oracolo. È morto, miei signori. Bene. Molto bene. Adesso devi trovare la bambina Indaco il più in fretta possibile. Non c'è molto tempo. Le visioni stanno diventando sempre più nitide. Ho quasi individuato la posizione. Fai in fretta. Manca poco tempo. La bambina non deve sfuggirci. La profezia deve essere compiuta. Puoi andare.
Questo è tutto. Bene, bene, finita. Ora non possiamo che aspettare. Non ci vorrà molto. Perfetto. Tutto è andato secondo i piani. Avverto un altro segnale. Attività cerebrospinale. Credo che stia sognando. Svegliati, Marcus, è ora. Presto, non abbiamo molto tempo. Sei sicuro di volere andare, Lucas? Potrebbe essere pericoloso. Dobbiamo essere pronti a tutto, Marcus, giusto? Forse troveremo una navicella spaziale aliena lì dentro, oppure la tomba di un antico re con tutti i suoi tesori. O un gigantesco dinosauro ibernato. E se ci fosse un'arma segreta per conquistare il mondo? Forza, sbrighiamoci. L'hangar sarà ben difeso. Meglio andare se non vogliamo farci scoprire da mamma e papà. Un soldato, nascondiamoci! Fermo, sparo! Non spari, signore! Siamo solo dei bambini! Siamo i fratelli Kane! Cosa diavolo ci fai qui fuori a quest'ora? Torna immediatamente a casa! Sei pazzo, Lucas! Fortuna che ci ha lasciati andare! Ma se dovesse ripescarci, non la passeremo tanto liscia! Fai come vuoi, Marcus. Io ritorno lì. È cagata, non c'è, si sono infilati sotto la casa, perché? Fermo, sparo! Vabbè, quel cazzo stanco, raga. Fermo, sparo! Cosa diavolo ci fai qui fuori a quest'ora? Torna immediatamente a casa. Fermo, sparo! Ma cosa mi ha visto che prima ho fatto la stessa cosa? Dio mio. No, no. Fermo, sparo! Fermo, sparo!
Un soldato, nascondiamoci. Non possiamo proseguire. Quel soldato ci sbarra la strada. Uno di noi potrebbe sgattaiolare alle sue spalle e trovare un modo per evitarlo. Fermo o sparo! Cosa diavolo ci fai qui fuori a quest'ora? Mannaccia miseria, mannaccia. Fermo o sparo! Cosa diavolo ci fai qui fuori a quest'ora? Oddio mio, sparatemi in faccia! Fermo o sparo! Cosa diavolo ci fai qui fuori a questo? A disposizione, lo so che mi vuoi sparare in faccia, lo so.
Questa cosa che non mi segue più. Fermo, sparo. Babbo, ma siamo qui fuori, siamo andando fuori di testa proprio qua. La cosa è che questo non mi segue più, guarda, veramente è diventata frustrante all'improvviso. Meglio aspettare Marcus prima di andare. Fermo, sparo! Cosa diavolo ci fai qui fuori a quest'ora? Niente. Le odio le cose così, le odio. Le odio a morte. Non le sopporto. Queste robe fatte così. Non sono fatto per sta roba io, non sono fatto per sta roba. Oh, buono. Meglio aspettare Marcus prima di andare. Poi cosa? L'unico modo per raggiungere l'hangar senza essere visti è arrampicarsi sul palo del telefono e avanzare lungo il cavo. Ma è impossibile! Il palo si trova proprio davanti alla guardia! Lo so, ma non c'è altro modo! Ascolta, cercherò di trovare il modo per distrarlo. Nel frattempo, tu corri e arrampicati sul palo. Farò in modo di darti abbastanza tempo. Ok, ma come farai ad entrare? Ti aspetterò a casa. Mi racconterai tutto quando torni. Almeno in questo modo scopriremo se c'è veramente comunque un disco volante nell'hangar. Fermo, sparo! Cosa diavolo ci fai qui fuori a quest'ora? Non ho capito, ma non mi devo far prendere. Fermo, sparo! Cosa diavolo ci fai qui fuori a questo?
tutto nelle tue mani, Lucas. Ehi, cosa credi di fare qui? Cerco il mio gatto, signore. È scappato di casa. Stava rovistando nell'immondizia, ma è corso via prima che riuscissi a prenderlo. Sei uno dei figli di Kane, vero? Torna a casa, ragazzo. Non dovresti andare in giro da solo a quest'ora. E il mio gatto, signore? Ci penseremo domani. Adesso vedi di tornare a casa. Guardalo lì che agilità. Quando ho ricevuto la telefonata, non ho esitato un secondo. Sono venuta qui senza avvisare nessuno, nemmeno Tyler. Tutto ciò che sapevo era che dovevo recarmi sulla tomba di qualcuno sepolto quella stessa mattina. Tiffany Harper, l'ex fidanzata di Lucas Kane. Era una brava persona. Non aveva niente a che fare con tutto questo. Ne ha di coraggio, signor Kane. Chiamarmi per chiedermi un incontro quando tutta la polizia del paese le sta dando la caccia. Non me lo sarei aspettato. Vede, la sua indagine ha troppi lati oscuri per potersi accontentare della versione ufficiale. È venuta qui perché pensa che potrei conoscere le risposte alle sue domande. Allora, avanti. Chi è il vero assassino? Non so il suo nome. Non immagino neanche se sia ancora vivo. Tutto ciò che so è che è un oracolo Maya, che può cancellare ogni traccia della sua esistenza dalla memoria di chiunque lo veda. L'oracolo non agisce da solo, vero? Appartiene ad un clan segreto, che ha riunito gli esseri più potenti della Terra,
Il loro potere non ha limiti e faranno di tutto per trovare la bambina Indaco. Parla del clan degli Okra? Lei lo conosce già? Ho incontrato uno degli assassini in un manicomio. Ha parlato del clan degli Okra. E il suo appartamento? Quando siamo venuti ad arrestarla, le pareti erano coperte di simboli rituali e articoli sull'omicidio ritagliati dai giornali. Era stato tutto preparato per rendermi il sospettato ideale. L'oracolo e il clan degli Okra erano dietro tutto questo. E lei? Che ruolo ha in tutto questo? Io sono stato una vittima casuale dell'oracolo, niente di più. Ci sono stati altri omicidi simili, non è così? L'oracolo sta aspettando la bambina Indaco da oltre 2000 anni, ma non sapeva dove o quando sarebbe arrivata. Così ha dovuto fare sacrifici periodici per poterla trovare quando fosse nata. E tutta la gente assassinata intorno a lei, Lucas? Che è successo a Tiffany? E a quella vecchia signora, Agatha? L'oracolo voleva eliminarmi. Ero diventato scomodo per... Perché già riconoscevi due bambini Indaco. Voleva impedire ad Agatha di parlare e ha usato Tiffany per tendermi una trappola. E suo fratello? Marcus? Marcus era l'unica persona a sapere dove ero nascosto. L'oracolo l'ha ucciso nel tentativo di trovarmi. Fallito. Come ha scoperto tutto questo? Lo so, punto e basta. La domanda non è se quello che dico corrisponde a verità. La domanda è: lei mi aiuterà? Aiutarla? Perché dovrei aiutarla? Per la stessa ragione che l'ha spinta a venire qui questa mattina senza informare nessuno. Perché sa che sto dicendo la verità. Perché se non facciamo subito qualcosa, il freddo paralizzerà l'intero pianeta e non ci sarà più un domani. E se quello che dicesse è vero, cosa possiamo fare? Nessuno ci crederebbe. E se l'oracolo ha davvero tutto questo potere, come possiamo fermarlo? Trovando la bambina Indaco prima di lui e nascondendola in un luogo sicuro. Sa dove si trova? Non ancora, ma la troverò. Vedo attraverso gli occhi dell'oracolo durante le sue visioni. Se la vede, la vedrò anch'io. Tutto questo è assurdo. Non riesco a credere di essere seduta qui a discutere su come salvare il mondo con un fuggitivo ricercato da ogni dipartimento di polizia del paese. È libera di scegliere da che parte stare. Può arrestarmi, o può fidarsi di me e aiutarmi a salvare la bambina. Ma deve decidere in fretta. Non mi resta molto tempo. Cosa dovrei fare? Se sta mentendo significa che sto aiutando un assassino e andrò in prigione. Ma se sta dicendo la verità, devo aiutarlo. Quindi, o lei è un pazzo o è una specie di eroe? Nessuna delle due cose. Ero solo nel posto sbagliato al momento sbagliato. La sua mano è fredda come il ghiaccio. Ok. Quasi tutto il paese è rimasto senza acqua ed energia elettrica. L'esercito si è mobilitato per offrire riparo e beni di prima necessità. Ma il freddo e la neve rendono impossibile qualsiasi spostamento e le tempeste hanno costretto a chiudere ogni aeroporto del paese. Gli scienziati non sono in grado di spiegare le cause di quest'ondata di freddo che sta attanagliando l'intero pianeta. Le temperature continuano a calare in tutto il mondo, mentre le autorità valutano... Bene, il nostro lavoro è finito. Ora tocca all'esercito aiutare la popolazione. Carla, dovresti dormire un po', non chiudi occhio da 2 giorni. Dovrei scaldarmi per riuscirci. Sono un blocco di ghiaccio. Già. Ascolta, possiamo parlare seriamente, Carla? Credo che sia arrivato il momento. Ho l'impressione che tu mi stia nascondendo qualcosa riguardo a Kane. Ho ragione? Sì,
Hai ragione. L'ho trovato, ma credo che sia innocente. Non ti ho detto niente per non coinvolgerti, Tyler. Ce l'hai con me? No, certo che no. E poi con quello che succede ora credo che non abbia importanza. Comunque, finché agisci nel giusto, vedrai che andrà tutto bene. Sam, che ci fai qui, tesoro? C'è un treno che parte tra un'ora per la Florida. Passerà molto tempo prima del prossimo. Io sarò su. Oh, ciao Zodiac, buonasera. Come senza di te. Se mi ami, lascia la polizia e vieni con me. Quando il freddo sarà finito potremo continuare la vita di sempre, la nostra vita. È ora di prendere una decisione, Tyler. Ho impiegato molto tempo per capire chi sono e da dove vengo, Sam. Ma adesso lo so. So che ci sono persone che hanno bisogno di aiuto e che contano su di me. Il mio posto è qui. Sento di fare qualcosa di buono qui. Ti amo, Sam. Ma non posso rinunciare a ciò che sono. Capisco. Non so cosa stia per accadere su questo pianeta. Ma ti auguro buona fortuna. Aiuterò Jeffrey e Doug. Stanno andando al settore meridionale per assicurarsi che siano tutti usciti di là. Tyler? Fin tanto che si fa ciò che si crede giusto, nulla può andar male, no? Buona fortuna a te. Non so come andrà a finire questa vicenda, ma spero che tutto finisca per il meglio. C'è un nuovo suono, non so se l'hai visto. Scusi. Preparati il cazzo. Quando finisce? Mi sa che ci sta ancora il minuto di attesa. Ci siamo. Sei sicuro di ciò che stai facendo? L'oracolo ha visto la bambina, proprio come me. Verrà qui a cercarla da un momento all'altro. Devo assolutamente precederlo. Aspettami qui, non ci metterò molto. Ma questo con sto freddo sta così. Non c'è tempo da perdere. Devo trovare la bambina prima dell'oracolo. Signore? Signore, non può entrare lì! Devo sbrigarmi. L'oracolo sarà qui da un momento all'altro. No, non è lei.
No, non è la ragazzina delle mie visioni. Se veglia da Rizza, ah, maledetto. Eccola, andrà lei. Non può entrare. Serve un cazzo quella sua. Ti ho visto nei miei sogni. Devi venire con me. Dobbiamo andarcene immediatamente. Sembra assente, come se fosse da tutt'altra parte. Così sei ancora vivo. Non so come tu abbia fatto, ma non ha alcuna importanza. Ah, mamma mia, dammi che pizza la bambina. Proprio leggera. Io ti garantirò una morte rapida. Se la condurrai dai tuoi padroni, useranno i suoi poteri per ridurre in schiavitù la razza umana. La cosa non ti riguarda. Sarai morto prima che ciò accada. Dammi la bambina. Non ho tempo di giocare con te. Luca. Non te la do. Niente. Adesso ti lascio qui. Tu non devi muoverti, hai capito? Presto tornerò a prenderti. Spero. Oh, Matrix! Ragazzi, Matrix, Matrix! Matrix! Capito niente. Era difficile.
guarda lì, è Matrix. Stile Dragon Ball. Sì. Allora, tu l'hai visto? Cioè, tu in teoria mi pare che lo conoscevi già sto gioco, no? E la bambina? La serietà del gioco è appena andata a mignotte, sì, effettivamente. No, sto gioco non ha tutto questo tempo. E dopo te lo dico. Vabbè. È del 2005, sì, effettivamente. Ho 15 anni. Hai ragione. Vito sto strazio, sì. Ciao Susi, buona serata anche a te. Hai trovato la bambina. Agatha. Il destino dell'umanità per i prossimi 10.000 anni dipende dal destino di questa bambina. Una nuova età dell'oro, pace, sicurezza o del ghiaccio, del terrore, della morte. Abbiamo fatto proprio bene a scegliere te. Voi mi avete usato fin dall'inizio, non è così? Mi avete manipolato in modo che trovassi la bambina per voi. Manipolato non è il termine esatto. Diciamo guidato. Siamo intervenuti per proteggerti. Sapevamo che ci avresti condotto da lei. Questa bambina, perché è così importante? All'alba dei tempi, un profeta annunciò che un giorno sarebbe venuta al mondo una bambina dall'anima completamente pura. Avrebbe rivelato un segreto, la risposta a tutte le domande. Chiunque avrà questa risposta otterrà un potere illimitato. Cos'è successo al parco dei divertimenti? Non ricordo nulla dopo il crollo delle montagne russe. Non sei sopravvissuto alla caduta. Abbiamo trovato il tuo corpo e lo abbiamo resuscitato. La verità è che sei morto, Lucas. Avevo capito che era morto quando ho detto che era freddo. Ma avete riportato in vita? Abbiamo alcune abilità che potrebbero sorprenderti. Riportarti in vita non è stato nulla di eccezionale per noi. Era vitale che ci portassi la bambina Indaco e ce l'hai fatta. Ora possiamo nasconderla in un luogo sicuro. La tua missione è riuscita. No, non mi fido di voi. Jade resta con me. Stai commettendo un grave errore, Lucas. Dovrò proprio ucciderti. Lo sapevo che ne era buona. Ho scordato un piccolo dettaglio. Quando ti abbiamo riportato in vita, abbiamo aggiunto un modulo nella tua corteccia. È impossibile ucciderti poiché sei già morto. Io posso annientarti un semplice tocco da parte mia e tu sarai cancellato per sempre. Non serve a nulla resistere. Ho capito. Ora io ti controllo. Alzati, Lucas, presto!
Presto, da questa parte! La zanzara mi sta scassando il cazzo. Che è uscito il pallino rosso, basta, adesso esco. Adesso esco. Io vi ringrazio per la visione fino a qui, sono esausto, ragazzi, sono esausto. Scol, dico solo scol.